Finalmente c'è qualcuno, oltre ad una buona parte del popolo del web, che ci mette la faccia per difendere Paola Perego sul caso del servizio inerente alle donne dell'Est, che ha, come sapete, decretato l'immediata chiusura del programma Parliamone Sabato. È Marco Liorni che ha sbottato su Facebook lanciando una frecciatina a Marco Bellavia, pur senza mai citarlo direttamente, dopo che l'ex conduttore di Bim Bum Bam aveva pesantemente attaccato Paola Perego, facendo emergere interessanti retroscena sul suo rapporto con la moglie di Lucio Presta e sul suo mai definitivamente chiarito allontanamento dalla TV ai tempi di Forum. Vedere la signora Presta, aveva scritto sul suo blog Bellavia, piangere in TV alle Iene mi fa ridere, sono lacrime di coccodrillo. Poi la signora, ai tempi in cui mi faceva fare il suo valletto a Forum, mi scagliò contro talmente tanta rabbia e cattiveria da stoppare e chiudere definitivamente la mia carriera TV iniziata onestamente nell'86. Marco Liorni ha voluto dunque mandare un chiaro messaggio all'ex collega prendendo le parti della Perego. Su Facebook il conduttore della Vita in Diretta ha tuonato: «Leggo ora di vecchi rancori di qualcuno su un'amica e collega come Paola Perego, una persona molto carina e per bene», ha scritto il conduttore, «con cui ho condiviso un programma di storie molto delicate come Il Dono. Chi approfitta di questo momento per darle addosso, che persona è?» Sentitosi chiamare in causa, Bellavia ha replicato allora alle illazioni di Liorni e ha puntualizzato: «Un bravo conduttore che si schiera in difesa di Paola Perego contro di me, mi pare giusto, non conosce la vera verità, altrimenti sono certo che cambierebbe parere».